E io vengo mandata lì dall'arcivescovo di Port-au-Prince, che è un signor mio, che aveva chiesto, che io avevo conosciuto anni prima, quando ho fatto l'asilo nella foresta amazzonica, e mi aveva chiesto di andare a lavorare in questo quartiere. Quindi siamo partiti due suori, io e la sua Cristina sono arrivati. Io ero molto contenta dell'esperienza che stavo facendo in Amazzonia, quindi ero abbastanza scocciata dal fatto che dovessi invece andare in Haiti. E quando arriviamo, già sorvolando con l'aereo, tutta questa, si vede proprio questa immensa fila, una enorme di dormire, cioè si vedono queste file interminabili di baracche pazzesche, cumuli di immondizia dovunque. Quindi ero proprio, ero un po' scocciata della cosa, dicevo, ma cosa non iniziamo a fare? Cioè, da dove inizio qua? Da dove inizio? No? E quindi quando il giorno dopo siamo andati dal vescovo, era un po' provocatoria nei suoi confronti, no? Perché gli ho detto, vabbè, ok, adesso siamo qui, dobbiamo andare a lavorare lì, ma cos'è che dobbiamo fare? No? Come se il problema fosse il fare. E la cosa che mi ha spiazzato è stata la risposta dell'arcivescovo che mi ha detto, dovete portare Cristo e la Chiesa a questa gente. Per me è stato la legnata che uno prende sui denti e ritrova il passo giusto.